vorrei un pochino parlare della conferenza stampa di oggi, perché a me la conferenza stampa, introduciamo questo argomento, poi continuo a leggere comunque nel frattempo anche le vostre domande. A me non è piaciuta per niente la conferenza stampa di Allegri oggi, ma veramente per niente. Per niente assolutamente. E purtroppo Allegri, quando sente la pressione delle critiche, sclera, come ha sclerato in campo a Bergamo. Cioè, diciamo la verità, è inaccettabile la reazione che ha avuto Allegri. Poi ha chiesto scusa, ma ci mancherebbe che non chiedi scusa. Cioè, è inaccettabile che tu per un 2-0, per un fallo minimo su un 2-0, ti sbracci in quel modo. Ma chi siamo? Il Napoli? Siamo l'Inter, con tutto il rispetto? Onestamente non sono d'accordo. E poi anche in conferenza stampa oggi ha manifestato tutto il suo nervosismo, perciò il mio titolo di questa live. Un po' provocatorio, ma comunque per darvi questo tipo di spunto, poi ne discutiamo. Ha manifestato tutto il suo nervosismo per le critiche che stanno arrivando, che possono essere le mie, possono essere le vostre. Oggi Allegri ha detto che noi dobbiamo pensare a vincere lo scudetto, perché per la Champions ci vuole bravura e fortuna. Cioè, siamo tornati di nuovo indietro. Questa Champions ormai non la vuole più nessuno, cioè nel senso, la vogliono, ma si stanno sempre mettendo davanti tutti questi problemi, tutti questi limiti, anche solo eventuali. Cioè Allegri, quando parla di campo, non parla veramente di campo, parla di risultati. Dice, abbiamo vinto quella partita, pur giocando male. E anche questo discorso sul bel gioco, lui non accetta il discorso sul bel gioco, perché fa il fraintendimento che fanno gli allegriani. Non è questione di bel gioco, è questione di efficacia. Se tu giochi una partita intera contro l'Atalanta, perdi 3-0 e fai un solo tiro in porta con Chiedira, non c'entra niente il bel gioco. Io non voglio vedere la Juve che gioca in maniera spumeggiante, voglio vedere la Juve che gioca a calcio. E Allegri non parla di calcio nelle conferenze stampa, non ha mai parlato di calcio nelle conferenze stampa, oggi men che meno. Cioè, sentir dire da Allegri che ci sono 8 squadre pretendenti alla vittoria della Champions, come ha detto oggi, 8 squadre pretendenti alla vittoria della Champions, però purtroppo, e fa lo splendido poi quando dice queste cose, però in semifinale ce ne vanno 4, quindi 4 devono andare fuori. Ma va, è chiaro che in semifinale ce ne vanno 4. È una falsità, cioè voglio dire, ci sono 8 squadre pretendenti al titolo, ma non è che la Juve deve andare fuori perché ci sono 4 posti per 8 squadre e 8 squadre per soli 4 posti. Non è questo il motivo, è come quando dice non si può vincere sempre, ma noi non abbiamo perso con l'Atalanta perché non si può vincere sempre, è perché abbiamo perso con l'Atalanta che ne deriva che non si può vincere sempre. Non si può vincere sempre perché qualche volta perdiamo o pareggiamo, ma non che ogni tanto dobbiamo matematicamente e sistematicamente non vincere per andare ad assecondare una statistica che è solo teorica. Chi l'ha detto che non possiamo vincere sempre? Magari vinciamo sempre, non ci poniamo l'obiettivo di battere chissà quale record, però partita dopo partita li andiamo a vincere sempre. Questa cosa che è normale ogni tanto perdere perché non si può sempre vincere, sembra quasi che Allegri a un certo punto dica abbiamo vinto troppo, fermiamoci un po', perdiamo una partita. Ovviamente non lo dice, ovviamente non lo pensa, ma per quello che dice questo è il messaggio che passa. Il problema su cui non si sta facendo adeguato dibattito è il come, ragazzi, è come abbiamo perso con l'Atalanta. Il gol che abbiamo subito, le azioni che non abbiamo costruito, i tiri che non abbiamo fatto, le difficoltà nei passaggi, i giocatori stremati pur essendo fuori ruolo, la palla che tornava costantemente dietro. Questo è il problema. Io ci sto a perdere con l'Atalanta. Con l'Atalanta non vinciamo mai, praticamente, a casa loro, quindi ci sto. Ma deve essere una partita persa dopo che tu hai dato tutto, per un episodio sfortunato, per un gol soltanto, per un rigore, quello che volete. Ma non così, questo è il problema. Non è Ronaldo normalizzato, adesso sembra anche uno slogan eccessivo, ma io temevo questo. Cioè a proposito, ho avuto problemi tecnici, avrei voluto iniziare la live in tutt'altro modo, poi dopo recupero alcuni passaggi. Volevo segnalarvi che non ho letto tutti i vostri commenti, l'ho detto anche nel video di oggi, perché io ho ricevuto oltre 1000 commenti nel mio video post partita di Atalanta-Juventus e centinaia nelle ore successive, quindi non le ho letti tutti. Ma ho letto un commento ieri pomeriggio di qualcuno di voi, non di voi collegati probabilmente, su questo canale, che ha scritto: il problema non è Allegri, ma è Ronaldo che sta giocando di merda. Cioè, siamo arrivati a quello dove ero convinto che saremmo arrivati. Quest'estate avevo questo timore. Cioè, questo sostegno costante a Massimiliano Allegri, che per carità ci sta, è l'allenatore della Juventus, io sono il primo a dire che non bisogna attaccare nessuno juventino finché è tesserato,
bisogna sempre sostenerli tutti. Ma questo stendere tappeti rossi ad Allegri a prescindere, io addirittura vedo risultatisti estremi dire che essere usciti dalla Coppa Italia è fisiologico, ma voi non eravate quelli che puntavano sempre solo ai risultati, non erano quelli che dicevano che conta solo vincere. Adesso abbiamo perso e siete gli ultimi a fare polemica, cioè facciamo polemica noi che non siamo risultatisti. Io non sono risultatista, a me interessa che la squadra sia forte, bella, ottimizzata. Poi è chiaro che lo scudetto lo dobbiamo vincere, mi sta anche non vincere la Coppa Italia, ma la dobbiamo perdere in finale o la dobbiamo perdere in semifinale, non così, non in questo modo. Quindi, a parte questa incoerenza dei risultatisti, perché alla fine cambiano posizione dovunque pur di sostenere e difendere sempre Allegri, che è un'altra cosa che non sono d'accordo, perché la difesa ad oltranza di Allegri non è necessaria. Allegri sa difendersi anche da solo, proprio con i risultati, eventualmente con il gioco. Non c'è bisogno che state lì, che qualunque cosa dica vi dimostrate incoerenti per andare comunque a sostenerlo. Cerchiamo di ragionare e di parlare di calcio, ok? Allora, questa cosa io la temevo, perché dicevo, se succede qualche casino, Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo, ok? Cioè, non possiamo discutere Cristiano Ronaldo, non possiamo discutere Cristiano Ronaldo, ragazzi! E c'è qualcuno che lo sta discutendo, lo sta mettendo in discussione. Cioè, sta dicendo, Ronaldo non rende per colpa di Ronaldo. Ma possiamo sentire queste cose? Cioè, mi volete dire che Ronaldo è diventato quello che è diventato? Ha vinto 5 palloni d'oro, 5 Champions, una Champions col Manchester più le altre con Real Madrid, quindi non ha vinto solo con Real Madrid. Col Real ha fatto più gol che presenze, ha vinto l'Europeo, cioè sappiamo che cos'è Ronaldo. Ha fatto tutto questo senza Allegri, arriva sotto Allegri, miracolosamente comincia a giocare di merda, ma possiamo veramente sostenere queste cose? E io lo dico perché non è l'unico, ho letto questo singolo commento sotto il mio canale, ma ce ne sono stati anche altri che ho letto sui social, su Twitter, su Facebook. Poi è pieno, su Facebook ragazzi, è pieno di tifosi come noi, cioè juventini, che, e il punto è questo, non accettano il dibattito. Io sono molto triste, non so se percepite il mio stato d'animo, ma io in questi giorni sono molto rammaricato, veramente tanto, perché non voglio dare la colpa ad Allegri a prescindere, ma non è questione neanche di dare la colpa. Sono rammaricato dal fatto che non si accetta il dibattito, ragazzi. Cioè, io leggo persone che dicono, ma rompete sempre il cazzo. Per una partita che abbiamo perso dopo 5 mesi rompete il cazzo. Ma che significa rompere il cazzo? Scusatemi, perdonatemi l'espressione, ma cito quello che leggo. Cosa significa rompere il cazzo? Stiamo discutendo di calcio, stiamo parlando della nostra squadra. Possibile che dopo una sconfitta, tra l'altro veramente con una partita pessima, non si possa discutere degli eventuali problemi di questa squadra? E dobbiamo andare a recuperare la partita col Malmo, come ha fatto oggi Allegri in conferenza stampa. Allegri oggi ha fatto la più grande paraculata che io ho sentito fare di recente. Quando sono arrivato qui si aveva paura di affrontare il Malmo, io invece ero sicuro che saremmo arrivati in finale. Tu, che dici che dobbiamo avere rispetto del Chievo, ma dai, o rispetto del Parma. Sì, rispetto del Chievo, rispetto del Parma, ma ci fosse una volta che dici siamo superiori a questa squadra perché abbiamo dei valori tecnici e abbiamo anche un sistema di gioco per poterlo affrontare. Mai, mai, siamo sempre a dire che dobbiamo temere l'avversario alla fine, ma poi lo temiamo nei fatti, perché scendiamo in campo e mai una volta, soprattutto di recente, che ci presentiamo come la Juve, che entra in campo nei primi 10-20 minuti, fa gol e poi continua ad aggredire, continua ad attaccare. No, c'è sempre quella gestione. Cioè, l'inizio con l'Atalanta è stato veramente da manicomio, ragazzi. L'inizio di partita con l'Atalanta è stato da manicomio. C'è bisogno di un cambiamento, tra l'altro voglio dire anche questo, e cito, spero non a sproposito, proprio Fabio Villani, che era collegato poco fa, non so se è rimasto collegato, direttore di Live Bianconera, e come sempre vi invito a seguire Live Bianconera, perché fanno degli approfondimenti e hanno un podcast veramente fatto bene, in cui si parla di calcio, e quello poi che conta, al di là delle opinioni, possiamo essere pro Allegri e anti Allegri, purché si parli di calcio. E allora, se non sbaglio, diceva Fabio Villani un po' di tempo fa, cambiare l'allenatore non è soltanto per una bocciatura. Cioè, se io desidero che Allegri se ne vada, per ipotesi, non so ancora se sto desiderando che Allegri se ne vada, onestamente, perché come vi ho spiegato l'altro giorno, ieri, è presto secondo me per esprimere un giudizio su Allegri in questa stagione. Ma se io desiderassi che Allegri se ne andrà, se ne va a fine stagione, non è necessariamente perché sto bocciando tutto quello che ha fatto. Arriva un certo punto in cui anche le migliori storie d'amore, ma in questo caso, diciamo, i migliori matrimoni professionali, i migliori legami professionali devono sciogliersi. Ognuno deve andare per la sua strada. Anche se Allegri ha ancora qualcosa da dare, potrebbe comunque andarsene per consentire ad un altro allenatore di dare altri stimoli, ai giocatori di ricevere altri stimoli. Non è che se io dico Allegri se ne deve andare,
sono anti Allegri o anti Juve, oppure ho messo i piedi in testa a tutto quello che abbiamo vinto fino adesso. Questo è un fraintendimento grave.